Quindi andate là, tu e gli altri rimasti, tu con Montes. Se fossi nei tuoi panni, io ora penserei ai miei compagni. Penserei a come avrei potuto comportarmi diversamente. Forse mi augurerei che fosse successo a me e non a loro. Così andate alla villa di Kaffarov. Prima delle forze principali russe. Prima di chiunque altro. Non di tutti. Dima era già là, vero? E hai preso una decisione. Una cazzo di decisione fondamentale per la tua vita e la tua lealtà. Ciò che saresti stato disposto a fare per il tuo paese. Tu che ne sai delle decisioni che ho dovuto prendere? Dici com'è andata allora. Convincimi. Ci siamo divisi per perquisire la villa. Io ero solo. Non fare stupidaggini. Il pezzo di merda ha sottratto alla Russia 3 armi nucleari per venderle ad un tizio di nome Solomon. E Solomon sta usando il PLR. Ha 2 obiettivi, New York e Parigi. Usa i mezzi pubblici per spostare le armi. Farà esplodere la bomba di New York a Times Square molto presto. Non deve succedere. Possiamo evitare una guerra tra le nostre nazioni. Solo noi. Niente politici. Niente mazzette. 2 soldati che si dicono la verità. Aiutami. Aiutami a farlo. Devo andare adesso. Se non gli spari, moriranno a milioni. Faccia a terra! Ho detto faccia a terra! Ricorda, fai tutto ciò che puoi per fermare il piano di Solomon. E così ti sei deciso. Ammetti di aver sparato al tuo ufficiale in comando per ordine di un agente russo, è corretto? Quindi, a meno che tu non abbia qualcos'altro di significativo da dirci, sergente, questa indagine è finita, sei stato usato dai russi. Da Solomon? Allora non mi state a sentire? Vuoi farci credere a una minaccia del PLR con Solomon al comando? Sì. E di aver agito nell'interesse della nazione lasciando andare un agente russo e sparando a un tuo compagno? Non possiamo, non ci sono delle prove certe. Follia pura. Nessuno può verificare l'esistenza della terza bomba. La banca è crollata, al-Bashir è morto, la tua unità anche, Dima è dato per morto, Kaffarov è morto. 80.000 francesi sono morti, sergente. Questi sono i tuoi testimoni, sergente. L'unica verità è che hai ucciso l'ufficiale in comando. Portatelo dentro. Hai visto quest'uomo sparare all'ufficiale, vero? Forza, smettiamola con le stronzate, sergente. Dima ti ha incastrato oppure no? Non ti ha forse convinto a sparare a Cole per poi andare a Parigi dove ha fatto esplodere la bomba? Non è stato Dima. Solomon ha la bomba. Solomon è uno dei nostri. È una risorsa oltreoceano e lo è da molti anni ormai. È al pari di al-Bashir per ottenere informazioni. Sono tutte cazzate! È un assassino! Avete visto il video? Le risorse possono avere aspetti positivi e negativi. A volte il bene comune richiede grandi sacrifici. Non la pensi così anche tu? Ma cazzo, c'è una bomba in circolazione e Solomon è libero! Non potete ignorare questo pericolo! Tu potresti avere ragione, sergente. Probabilmente Solomon si è bruciato, ma ti assicuro che abbiamo la situazione sotto controllo. I russi sono una minaccia estremamente seria e reale. Sì? Che cosa significa che hai perso un treno? Solomon sta usando il PLR. È una risorsa oltreoceano e lo è da molti anni. Ha usato me. Per lui usa chiunque.
mi disse di procurarmi le bombe. Possiamo evitare una guerra fra le nostre nazioni. Le specifiche dell'esplosione sono quelle di un ordigno tattico russo. Abbiamo trovato quella che sembra un'arma di distruzione di massa. Ma c'è posto per altre due. Quante armi nucleari hai visto nel cavo della banca? Dove cazzo sono le altre due? Il 14 di questo mese. Sono mappe di Parigi, New York. Sono i mezzi pubblici per spostare le armi. Solo colpirà. La mappa del treno nella banca. Che orario c'era scritto? 6:02. Perché? Dave, hai fiducia in me? Oh, sì. Va bene. Allora seguimi. Muoversi! Sta arrivando il treno! Salta sul treno, Black! Hai una sola possibilità! Vai! La morte! E tu?
su! Siamo uscita, saliamo! Uccidetelo! Non deve arrivare alla bomba! Niente domande, salta! Forza, stanno scappando! La polizia parla di uomini armati a Times Square. Deve essere il PLF. Allaccio. Sono come la vita. Consumano in modo misterioso. Forse vivrò altri 30 anni. O forse morirò domani. Ho raccontato la mia storia per iscritto. La storia di Parigi. La storia di Kaffarov. E la storia del marine americano che ha scelto il percorso più arduo. Non rinnego le mie azioni. Molte vite sono state salvate. Piango quelli che sono morti. Sono certo che l'SVR non la vedrà nello stesso modo. Bene, basta così. Come diceva il mio amico Vladimir, Dima, si muore una volta sola. Assicurati che ne valga la pena.